Ha picchiato con violenza la compagna a pugni e a colpi di bastone per una notte intera, fino a quando la donna, convivente di 35 anni, non è riuscita a scappare di casa e a chiedere aiuto ad un'amica. Accuse pesantissime di cui deve rispondere un uomo di 36 anni, italiano, arrestato dai carabinieri di Lido di Camaiore. Secondo quanto ricostruito dai militari, i fatti sono avvenuti nella notte fra il 16 e il 17 febbraio, all'interno dell'abitazione dove i due vivono insieme. Un'aggressione senza senso, partita al culo di una banale lite. L'uomo, secondo l'accusa, ha aggredito fisicamente la compagna, colpendola ripetutamente e violentemente con pugni e con un bastone metallico al volto e su tutto il corpo, provocando le gravi lesioni. Al pronto soccorso del Versilia, i medici hanno emesso una prognosi di ben 45 giorni. La brutale aggressione sarebbe andata avanti fino alle prime luci del mattino, quando la donna è riuscita ad andarsene e a chiamare un'amica che ha dato l'allarme ai carabinieri. I militari hanno fermato l'uomo ancora nella sua abitazione, trovando all'interno i segni della notte di violenza, i locali a suo quadro, macchie di sangue in giro e il bastone utilizzato per colpire la compagna. Una volta portato in caserma in arresto, sono emersi diversi precedenti, altri episodi simili mai denunciati dalla vittima. Adesso si trova in carcere a Prato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesione personale grave. La donna ha riportato diverse fratture a costole e vertebre e varie contusioni su diverse parti del corpo.